Se sei un allevatore e ci tieni i tuoi vitelli, ma non hai soldi per farli stare in comode gabbiette, ti darò in questo video la soluzione. Semplice e pratica per fare gabbiette low cost. Quindi ti invito a osservarlo fino alla fine. Molto importante è l'igiene delle attrezzature. Guardate qui come vengono lavati i biberon e lasciati poi asciugare. Le gabbie si possono creare tranquillamente con dei tank. È molto importante che queste gabbie vengano fatte con tutte le cose necessarie per i vitelli. Vedete il portaciuccio che io ho messo stamattina per farvelo vedere, tagliare dei bidoni, dei disinfettanti per mettere l'acqua a disposizione, mi raccomando acqua pulita, e il mangime da svezzamento. Voi vedete come in questo mangime da svezzamento ci siano dentro il particolato del mais, di fiocchi di cotone e di quant'altro. Molto importante è quindi come smontare il tank, ma penso che basti questa immagine per stimolare la famosa fantasia operativa degli allevatori. Chiaramente i vitelli poi per normativa devono passare dalle gabbie singole a box multipli. In questa stalla è stato recuperato il vecchio ricovero aziendale per gestire i box multipli e vedete come tutti i bidoni, tutti i contenitori che vengono utilizzati in zootecnia possono essere riutilizzati per gestire abbeveratoi e mangiatoi estemporanee. In questa stalla in particolare poi è stato riutilizzato il vecchio ricovero di stalla a stabulazione fissa per l'allevamento della rimonta. Accenno anche a questo brevemente, in quanto per la ventilazione estiva è stato inserito un tubo forato che permette il ricambio d'aria con una ventola. È stato creato un piccolo paddock esterno che consente agli animali più grandi di uscire all'aperto e potersi godere quindi anche le giornate di sole o comunque la frescura notturna d'estate. Il breve scorcio del pascolo esterno vi fa vedere come gli animali possono accedere a un'area asciutta e nella quale possono esprimere tutta la loro normale etologia comportamentale. Ricordati, la gestione della rimonta è uno dei fattori fondamentali per la crescita delle tue future vacche. Quindi, se non hai soldi da investire, non tenere i vitelli legati al collo in ambienti umidi e sporchi, ma cerca di gestirli in maniera molto semplice e molto economica in gabbiette fatte in casa. Per cui, se ti è piaciuto questo video, ti esorto a provare a creare queste gabbie e vedrai che otterrai dei risultati. Bene, un caro saluto, Mauro Marmirolli, Centro Veterinario San Martino.